Scatman's World. Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm calling out from Scatland. I'm calling out from Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Everybody's talking something very shocking just to keep on blocking what they're feeling inside. But listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scat Man's World. Una proposta che è partita dalla facoltà di agraria dell'Università di Foggia e è nata l'idea di trovare il modo di valorizzare questi prodotti biodiversi. E la cosa l'abbiamo accolta con entusiasmo e la popolazione si è mobilitata per rappresentare al meglio quelli che sono i nostri prodotti di nicchia. Speriamo di fare in modo che questo diventi un appuntamento annuale e che ci sia la possibilità di dare un valore aggiunto ai nostri agricoltori. Questo è il nostro obiettivo, fare in modo che Monteleone raggiunga l'eccellenza anche in questo settore, con queste biodiversità dal punto di vista orticole. Allora, mi chiamo Grazia Croce, sono di Panni e appartengo alla Proloco, sono una socia della Proloco e sono stata appena eletta nel direttivo. Siamo qui nati da appena una settimana e allora abbiamo colto questa occasione dell'invito di Monteleone per poter sfoggiare i nostri prodotti ed anche questi costumi. Il costume che indossa Silvia è della mia nonna Paolina Croce ed è della sua promessa di matrimonio della data del 1903. I gioielli sono formati da una collana in legno con Swarovski, il ciondolo con Swarovski e rubini e zirconi, tutto in oro dell'epoca, come anche gli orecchini. Se Silvia si gira gentilmente, facciamo vedere il pettine che è dietro. Girati ancora un poco, Silvia. Ecco, lì c'è una A e una M che era mio nonno Antonio Mauriello, regalato a mia nonna Paolina per il giorno del suo matrimonio. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scatman's World. E questi sono i costumi di Panni.
quindi la roba, il costume originale di Panni, di come le nostre nonne vestivano. Allora, i prodotti che noi come Proloco abbiamo portato sono il miele, che è dell'azienda Paglialonga, e nelle varie specialità, miele di acacia, mille fiori, come potete vedere nelle varie misure. Poi abbiamo i prodotti di Giovanni Rainone, con cipolle, aglio. E qui si può vedere questo bellissimo castello in miniatura, che è lo spettacolo di Panni, ecco, fatto da mio fratello Carlo Croce Scalpellino, che purtroppo da un anno e mezzo è venuto a mancare, il mortaio che si usava per il sale, le patate sempre di Giovanni Rainone, come anche da quella parte le cicerche e di Ceci. Ecco qui, le cicerche e di Ceci. Questo barilotto fatto anche da mio fratello Carlo. Ecco, capiente, può essere usato per mettere il vino dentro. Ecco. La frutta è sempre di Giovanni Rainone, della sua azienda. Fichi, uva e susine. Oh, chiedo scusa, allora la frutta di Panni di Rosa. Mentre questi liquori, questi digestivi, sono dei rucci di Panni. E queste specialità sono della cooperativa La Rosa di Panni. Qui nei Monti Downy c'è una biodiversità davvero molto ricca e molto bella, in termini sia di ortaggi più conosciuti che di materiale davvero molto molto raro, sia a livello di ortaggio fresco che trasformato. La cosa importante di tutti questi prodotti sono le caratteristiche intrinseche, perché piuttosto che privilegiare la produzione, questi prodotti si caratterizzano per un valore nutrizionale molto elevato, per cui sono prodotti molto ricchi di vitamine e di composti bioattivi che fanno molto bene alla salute, soprattutto in termini di prevenzione, per cui accanto alla freschezza, che è un elemento tipico dell'ortaggio, qui in questi paesi troviamo prodotti che si sono ben adattati alle caratteristiche pedoclimatiche, e siccome naturalmente non vengono concimati, irrigati in modo notevole, questi ortaggi hanno la caratteristica di avere una concentrazione maggiore di tutti questi nutrienti. Del resto, le persone che vivono in questi territori si contraddistinguono anche per un tasso di salute più elevato e di un'aspettativa di vita più lunga rispetto a quello che normalmente avviene nelle grandi città. But how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. Noi recuperiamo il materiale genetico, lo caratterizziamo, lo conserviamo e contemporaneamente divulghiamo tutte queste informazioni attraverso i canali della comunicazione, per cui abbiamo un sito internet biodiversitapuglia.it, abbiamo una pagina di Facebook Biodiverso, un canale YouTube e poi Instagram e tutti quei mezzi di informazione che sono soprattutto noti ai più giovani, per cui è sufficiente andare su internet e scrivere Biodiverso e voi raggiungerete i nostri canali, i nostri mezzi di comunicazione, e potrete seguirci tutti i giorni, perché noi ogni giorno cerchiamo di fare lo stato di avanzamento dei lavori. Yeah.
Salve, sono Angela Caiaffa e sono qui con la mia azienda che è Caiaffa Vini. Noi produciamo vino biologico della nostra terra, lo coltiviamo e quindi siamo dal produttore al consumatore anche, visto che siamo degli ottimi bevitori di vino. Allora, noi qui abbiamo portato questo qui che è uno dei nostri rosati ed è un Troia, un vino di Troia. Questo qui che è la nostra linea premium, che è invece un Negramaro ed è sempre rosato. Poi abbiamo uno dei nostri vini, rossi, ed è anch'esso un Negramaro. Questo è il nostro bianco, sempre della linea premium, ed è un bianco Puglia che in pratica è fatto da un misto di vini del nostro enologo, sempre delle nostre terre. E poi qui abbiamo infine il Fiano, che è un altro vino bianco. Per me il nostro cavallo di battaglia è il nostro rosato, però ovviamente, a parte che è veramente molto 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 buono, è un 14 gradi di ha un 14 di gradazione, cosa che è difficile trovarla nei rosati, ed è un vino molto dolce, facilmente bevibile, che viene facilmente apprezzato sia dagli amanti che da quelli che bevono il vino così sporadicamente. Allora, noi abbiamo iniziato la nostra campagna a settembre, quindi quest'anno è il primo anno. Il primo anno, sì, una cantina nuova, giovane, e non ci aspettavamo questo grande successo di questi nostri vini. Allora, noi abbiamo tanti antenati, il mio nonno in particolar modo, che già produceva vino in uno, da noi si chiamano gli Iusi, in pratica sarebbero i sotterranei, e lui produceva vino. Poi mio padre ha seguito la passione di mio nonno fino a creare una cantina, dato che poi mio fratello si è laureato in enologia, quindi abbiamo deciso poi tutta la famiglia insieme di intraprendere questa avventura, e sinceramente siamo molto 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 contenti di questa cosa. Grazie. Allora, il caciocavallo di Monteleone si ottiene dal latte della muncitura giornaliera delle vacche, viene combinato con il caglio, viene lasciato maturare per 2-3 mesi, è un ottimo prodotto, il sapore viene dato dall'erba che mangiano gli animali, è un ottimo sapore. Il migliore dei Monti Dauni, infatti dal 1983 si tiene la sagra del caciocavallo, quest'anno è arrivata la 27esima edizione e l'amministrazione comunale che si sono succeduti nel tempo hanno cercato di valorizzare questo prodotto di nicchia del settore filiero lattiero caseare,
Attualmente abbiamo una quindicina di aziende che danno lavoro e occupazione a una sessantina di persone. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scatman's world. A Biodiverso quest'oggi abbiamo portato un po' di tipicità locali. Innanzitutto siamo venuti qui a Monteleone per ricevere un premio di un nostro concittadino che ha vinto per la produzione di un pomodoro tipico di Torre Maggiore. Il pomodoro è questo, che rappresenta un pochettino la tipicità del nostro paese, senza trascurare quello che è la storia del nostro paese. Essenzialmente viene premiato per questo pomodoro qua, in cui noi vediamo il colore rosso uniforme, e all'interno troviamo un sapore e una consistenza molto molto piacevole. Poi ha portato anche un'altra produzione di pomodoro, questo pomodoro qua, che tipicamente, anticamente da noi, era un pomodoro che noi chiamavamo il pomodoro invernale. La caratteristica era che questo pomodoro veniva così appeso a delle cantine e veniva poi mangiato d'inverno dai contadini e dalle famiglie di Torre Maggiore. Contestualmente a questo, poi abbiamo portato dei prodotti tipici anche, quali questi che sono, fanno parte della collina dei sapori, dove sono rappresentano all'interno delle melanzane, asparagi, peperoni e quant'altro fatti sott'olio con tonno. Sono dei prodotti tipici del nostro paese. Poi ci sono ancora dei vini, vino bianco, vino rosso, che è della cantina Fortinguerra Giovanni. E contestualmente la chicca nostra attualmente, in questo momento, senza trascurare le altre attività che purtroppo non sono potute venire oggi, è l'olio. È un olio particolare, l'olio di moffa di Don Salvatore. La sua tipicità è fatta dall'oliva, la peranzana. È un olio molto molto gustevole e che lui esporta anche all'estero, oltre ad avere una buona vendibilità a livello nazionale. È una delle nostre chicche del nostro paese. Nel contesto del nostro paese ci sono anche altre tipicità ancora di vini e altri prodotti che porteremo la prossima volta. Questo per non svelare i nostri prodotti tutti con una volta. È un'iniziativa molto importante, anche perché io reputo l'agricoltura del nostro tavoliere, quindi foggiano e pugliese, uno dei punti cardini del nostro territorio, è uno dei punti su cui lavorare. In effetti noi come comune, come amministrazione, stiamo cercando di valorizzare tantissimo, avendo la nostra produzione locale trainante basata fondamentalmente sull'agricoltura. È il nostro intento e la nostra volontà quella di valorizzare e potenziare al meglio i nostri prodotti. Something very shocking just to keep on blocking what they're feeling inside. But listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the... Allora, innanzitutto buonasera, io mi chiamo Giuseppe Patella e sono di Deliceto, nativo di Deliceto, ho 53 anni e mi diletto nella coltivazione dello zafferano da circa 25 anni compiuti, 26 quest'anno. Mi trovo qui a Monteleone per dare onore a questa città nella veste di... mi hanno diciamo, invitato i signori del CNR, l'Istituto Nazionale di Ricerca, per questo prodotto, di farlo conoscere al meglio un po' a tutte le persone. Mi fa piacere stare a Monteleone. Quest'anno sono esattamente il 26° impianto fatto da me con le mie proprie mani e la mia famiglia, si intende, che hanno... La mia passione è nata che innanzitutto sono proprio figlio di bracciante agricolo, avendo piccoli appezzamenti di terreni, e lo zafferano non è che ne vuole, diciamo, ettari a ettari, vuole metri quadri. Un po' il territorio si è prestato con le varie tipologie di suoli che noi su Deliceto purtroppo abbiamo, e non credendo nemmeno se ci si riuscisse, comunque
sono 26 anni che faccio questo lavoro. La particolarità è uguale agli altri, è che il territorio ha offerto, grazie anche al nostro lavoro, un prodotto che né è troppo forte, con un aroma troppo forte, e nemmeno troppo delicata. Io personalmente la identifico come la cosa al posto giusto, proprio la prima cosa che mi viene in mente. Cioè, noto, diciamo, in questa spezia, e anche dalle nostre ricette che abbiamo pure realizzato, che dappertutto, diciamo, lo adoperiamo, ci si trova bene. L'abbiamo adoperata anche sul pollo, l'abbiamo col pesce. Certo, è un aroma che non è un gusto che tutti conoscono, però in base alla mia esperienza ho potuto capire che questa spezia, così, con questa delicatezza, è riuscita a inserirsi in un connubio, diciamo, come prodotto. Forse non riesco bene a spiegarmi, spero di essere stato chiaro nella mia spiegazione riguardando questa spezia. Allora, a me fa piacere, diciamo, che è stata creata questa realizzazione. L'unica cosa che mi dispiace è che tante piante purtroppo sono andate perse, perché come finiscono gli anziani, così purtroppo si accantona tutto, a volte uno non sa nemmeno che cosa sta buttando, e sta buttando via un tesoro. Questa è la cosa che da un lato mi fa molto piacere, dall'altro lato mi fa dispiacere, perché lo dovevamo fare forse molto tempo prima. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Everybody's talking something very shocking just to keep on blocking what they're feeling inside. But listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white. Allora, questo è lo stand di Monteleone di Puglia. Sono presenti numerosi ortaggi tra quelli antichi di Monteleone e numerosi prodotti tipici locali. Innanzitutto troviamo un antico peperoncino piccante che prende il nome di peperoncino quaglietta. Poi ancora qui vediamo la farina di mais è posta proprio in un antico recipiente in cui si cucinava, il cosiddetto king. Qui vediamo una serie di peperoncini, una serie di creme preparate con i diversi peperoncini che Enzo Filomena, l'organizzatore dello stand, coltiva. Poi ancora abbiamo formaggi di pecora e i famosi fagioli dei Monti Dauni. Questo è il fagiolo tipico dei Monti Dauni, che veniva coltivato anticamente in consociazione al mais. Ancora abbiamo l'origano selvatico, che ancora cresce in maniera spontanea e che quindi viene raccolto, viene seccato in mazzetti e poi alla fine viene sminuzzato sapientemente con le mani. Ci sono delle salsicce di maiale, perché a Monteleone è ancora forte la tradizione di macellare il maiale in famiglia e poi di essiccare i salumi. Vediamo delle trecce di aglio, bellissimo, questo è un tipico aglio, solitamente un aglio di colore rosso con le tuniche rosate, però quest'anno non è evidente il color rosso perché abbiamo avuto un'estate particolarmente piovosa. Ancora abbiamo le zucche tipiche di Monteleone, queste sono le cosiddette zucche per le yetl. Le yetl sono un'antica ricetta che Monteleone ha assorbito in realtà dai paesi dell'Irpinia, perché è una tipica ricetta irpina, ma siccome ci troviamo a pochissimi chilometri dal confine con la Campania, abbiamo assorbito questa loro tradizione. In cosa consiste le yetl? Le zucche si tagliano ad anelli, a rondelle, si lasciano essiccare al sole al fine di ottenere questi anelli secchi. La disidratazione è un'antica tecnica di conservazione che permette di poter conservare le zucche durante l'inverno e di metterle a mollo in acqua nel momento in cui le si vuole mangiare. Per cui durante l'inverno si mettono a mollo nell'acqua per qualche ora, esse si reidratano e vengono cucinate secondo l'antica tradizione, che prevede per lo più il loro utilizzo fritto insieme ai peperoni all'aceto, insieme alle patate e molto spesso insieme al baccalà. Ancora troviamo dei pomodori, che sono dei pomodori antichi di Monteleone. Abbiamo diverse varietà di pomodori antichi, tra cui il fiaschetto, il pomodoro quarantina, di cui si fanno anche i pomodori secchi.
Ancora abbiamo l'antica cipolla rosa di Monteleone. Alcuni la chiamano cipolla rosa, altri la chiamano cipolla dorata di Monteleone, ma sostanzialmente è la stessa cosa. Abbiamo ceci antichi, abbiamo i fagioli, sempre il fagiolo dei Monti Downy, abbiamo la patata rossa. Ancora, questa è una tipica ricetta, la spiga del mais lessa, che si consuma soltanto con un leggero strato di sale. Non poteva non mancare il caciocavallo di Monteleone, perché è il tipico prodotto che deriva dalla lavorazione del latte di vacca, dove l'allevamento bovino a Monteleone è ancora per fortuna diffuso. Ancora abbiamo i peperoni corna di capra. Questo è un peperone dolce che viene solitamente consumato fritto insieme a delle uova a occhio di bue e a delle olive, e la sua particolarità è quella che dopo la frittura resta estremamente croccante. E questa è una melanzana. Questa è una melanzana. Poi ancora abbiamo i peperoni, quelli che si fanno all'aceto, nel senso che si conservano sotto aceto per diverso tempo. Quello che vedete qui, questo ammasso di origano, era quello che anticamente si faceva il tappo, perché questi venivano conservati in una fiasca di terracotta sostanzialmente, e il tappo lo si faceva con uno stantuffo di origano, aglio. Qui abbiamo questo. Suppongo sia un culatello. Poi ancora abbiamo dei piatti tipici di Monteleone, tra cui il soffritto di maiale, i peperoni, la ciambotta, la famosa ciambotta. Questi sono penso i derivati del maiale, dello strutto del maiale. Ancora la cipolla dorata. Questi sono i fagioli dei Monti Downy, che possono essere consumati sia allo stato secco che allo stato verde e prendono il nome dei cipulcariel. Questi sono i peperoni corna di capra? No, i corna di capra no. Corna di capra sono quelli. Fritti col baccalà e le olive, una prelibatezza. Benissimo. Ah, ecco, le iettole di zucca, quelle che dicevamo. Sono queste, e ancora quella lì è una ricetta famosa, la mnesta mardata, che la si faceva col prosciutto di maiale e le cicorie cercate. Che dire, è una bellissima esperienza. Noi siamo di un paese che sta qui vicino, Anzano, quindi comunque conosciamo il paese di Monteleone, l'abbiamo frequentato sempre in altre circostanze, quindi troviamo che questa iniziativa è veramente molto bella e stimolante. Siamo venute principalmente per curiosità, perché non pensavamo nemmeno che nel nostro territorio si potesse fare una cosa così innovativa, sì. E quindi, come ho già detto prima, siamo venute principalmente per curiosità e stiamo scoprendo anche tanti prodotti tipici che non abbiamo mai assaggiato, quindi appunto trovo Anzano, sì. E allora, per quello che ne so io, sono i legumi, quindi principalmente ceci, fagioli, quindi sì, l'aglio. Molto bella, sì, te l'ho detto, molto bella. Spero che cresca questa manifestazione e che magari riesca a diventare anche itinerante, cioè magari far lavorare tutti i paesi insieme, non soltanto come presentazione dei prodotti, ma proprio appunto facendo più tappe, magari 4 giorni che coinvolgono tutti i comuni. Spero, questo è il mio augurio, diciamo, per questa manifestazione. A me è piaciuto molto invece la premiazione,
A me è piaciuto molto invece l'idea della premiazione, quindi hanno comunque dato un valore aggiunto a quelle persone che comunque ancora oggi continuano a sfruttare, diciamo, anche le vecchie metodiche, perché comunque c'è gente che continua ad usare semi antichi per fare cose comunque veramente biologiche, perché per quanto si parla di tutto biologico, quindi agricoltura biologica e quant'altro, questa è la vera agricoltura biologica, perché veramente da qui si parte e persone che hanno volontà continuano, quindi secondo me è una bellissima iniziativa, quindi felicissima di poter partecipare a questa cosa. I'm calling out from Scatman.